Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, arrivati in edicola al Maxi Zagor, il nuovo Maxi Zagor, racconti di Darkwood, lungo il fiume. Andiamo a dargli un'occhiata velocemente, occhio agli spoiler, chi non vuole spoiler non guardi il video. La copertina di Alessandro Piccinelli, la firma qui nell'angolo. Zagor con sullo sfondo il fiume e il trading post di Prison Point, famoso nella saga zagoriana, la costola classica ormai strutturata col il titolo e il Maxi Zagor in alto, dietro un'introduzione all'albo. Vediamo un attimo velocemente cosa ci dicono dentro. Allora, il Maxi, saprete che è strutturato come gli altri precedenti, questo dovrebbe essere il quarto, con delle storie brevi all'interno, 6 se non sbaglio. Vado a memoria, quindi insomma, posso sbagliarmi. Allora, qui c'è l'in. Sì, questa è un'introduzione di Moreno Burattini che presenta l'album. Vediamo la prima tavola di ogni storia. Qui c'è Burattini, Voltolini lungo il fiume. Bella questa tavola. Poi il delitto impossibile. Burattini, Venturi. Anche questa niente male. Vabbè, ma in questo maxi sappiamo che ci sono ottimi disegnatori e sceneggiatori. Poi abbiamo, vediamo. L'ingrediente segreto, molto bella anche questa di Enna Oscar. Poi abbiamo Il confine di Fantelli Coppola. Inizia di notte con questo personaggio che corre non si sa dove. Ovviamente non l'ho ancora letto, quindi sulle storie non dico niente. Ho un Ultima neve, no, Ultima viene la neve di Barbieri Barison. Bella anche questa tavola di apertura. E l'ultimo, White River Express. Zamperletti, Spada Vecchia. Niente male anche questo. Beh, insomma, alla prima occhiata disegni ottimi. Sulle storie non l'ho ancora letto, ma leggendo i scrittori, gli sceneggiatori, pare che siano tutti una garanzia. Quindi ve lo consiglio assolutamente, da non perdere questo nuovo maxi di Zagor, i racconti di Darkwood lungo il fiume. Mi raccomando, vediamo il numero, vi dico una piccola curiosità, il 39esimo, se non mi ricordo male, per riconoscere il numero del maxi, quando dovete cercare qualcuno o non vi ricordate il numero, sul codice a barre l'ultimo numero è quello dell'album, quindi questo è una 0039, dovrebbe essere il 39esimo. Ora spero di non aver detto una castroneria perché vado a memoria. Va bene, ragazzi, è uscito, andate a prenderlo perché ne vale assolutamente la pena. Buona giornata a tutti.